Attenzione, non rifate mai quello che state per vedere. Noi lo facciamo solo per farvi divertire. Il canale del vostro caro Dexter non si assume alcuna responsabilità nel caso vi andasse a fuori casa. Ciao! E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter. Oggi sono tornato qui con Violetta. Ciao! Per la nuova serie di esperimenti, ovvero... Sai come si chiama? No. E allora lancio la sigla. Sigla! E ragazzi, oggi saremo qui con l'esperimento su come fare un'onda energetica in real life, cioè come avere del fuoco nelle mani. Oddio, io non lo voglio. Quindi bruciamo casa o bruciamo Violetta. Ragazzi, dovete spolliciare assolutamente almeno 50.000 mi piace, perché Violetta, guardatela, sta rischiando la vita. Io ho molta paura a fare questo video. Non volevo farlo. È vero, veramente, non lo volevo fare. A parte gli scherzi, si sta veramente cagando sotto. Non vuole fare questo esperimento perché... No, ho paura. Ho paura, quindi... Infatti anche voi non dovete farlo a casa, perché è pericoloso. Esatto. Molto pericoloso, quindi non fatelo a casa. Non rifate questa cosa a casa, perché potreste bruciarvi, potreste bruciare casa, potreste bruciare il cane, quindi... No. Se fare una brutta fine. Infatti bomba non c'è. Fate altri scherzi finiti male. In ogni caso spolliciate, perché 40.000 mi piace, ci sarà un prossimo esperimento. Quindi supportate questa serie, fateci sapere se vi piace. Ma adesso consigliateci nei commenti i prossimi esperimenti da fare. Certamente. Ma adesso cosa occorre per farci bruciare le mani? Non lo so, diccelo tu. Il che è molto semplice. Allora, abbiamo bisogno di una bacinella. Prego, sei tu la palletta, visto che non ti... Una ciotola, sì, ecco, ve la mostro. Di ceramica. Sì, va bene anche di plastica. Che si può... No, di plastica non si può bruciare, non è il caso. Per non prendere fuoco dobbiamo trasformarci. Scusate, prima dobbiamo fare la trasformazione, se no l'esperimento non riesce. 1, 2, 3. Eccoci. Spero che questo nuovo format possa piacere ai più grandi e anche ai più piccini, un po' come le challenge love, che si possono vedere chiunque. Adesso siamo pronti. Dunque, va presa dell'acqua, va messa dentro la bacinella e ecco qua, si riempie per diciamo metà. Poi si prende del normale gel per i piatti, marca quello che volete. Marca questo, sconosciuta. Questo è gusto limone. Io ti ricordo che tu mi hai baciato col sapone per i piatti sulle labbra. Ve lo ricordate? Si mette un po' di sapone. Non troppo. No, tanto si mette. Ora devi mescolare. Si mescola con il dito. Non è pericoloso ancora, no? No, mentre io faccio la valletta che riprende. Tu mescoli. Non sta andando a fuoco niente. Sta mescolando fino a quando non avrete, ecco, una consistenza verdastra o del colore del vostro sapone. Ora che ho mescolato. Ora che succede? Che ho mescolato, va preso e attenzione del gas. Questo no. Del gas altamente infiammabile, che è quello per ricaricare gli accendini. Non usatelo no, mai. No, sì, esatto, non fatelo. E immergendo questa a mo' di supposta dentro. Ho paura. Accade questo. Fa le bolle di sapone. Esattamente. Bello. È finito l'esperimento. No. Siamo tutti a casa. Ora, con molta cautela, no, si prende la bolla di sapone. Senti che puzza di gas. E succede questo. La faccia di Violetta. Non rifatelo a casa. Senti che puzza di peli bruciati. Mamma mia, che schifo. Dai, vai, dammi fuoco. No, no, no. Accendi, per favore. Io non voglio essere la causa del tuo bruciare. Accendi. No. Per favore. Dove devo fare? Dentro, sulla schiuma. No. No. Ho dato fuoco a Dexter. Violetta prende fuoco, non è uno scherzo. No, io non prenderò fuoco. Dai, un dito. No, no, no. Un dito così. No. È pericoloso, ma è fichissimo. Ti prego. Io voglio allontanarmi. Fiallo te. No, no. Ho il fuoco nelle mani. Adesso, come promesso, farò l'onda energetica. Ok, ora l'onda energetica. Perché a me questo compito? Dai. Mai avvicinare il fuoco a questo, perché sennò poi prende tutto fuoco. Ma perché? Basta. Ragazzi, questo esperimento è riuscito. Questa è magia. Ora lo faremo fare a Violetta. Questa è pazzia, no. Una puntina. No. Allora lo fai. Io mi brucio. Non ti bruci. Continua a dirlo. È un video perché vi voglio portare, vogliamo portare questa serie di esperimenti. Io non voglio più portare gli esperimenti. È comunque divertente e carino, ma vi prego, non rifatelo mai a casa. Ora Violetta faremo fare questo.
È la prova di coraggio, quindi spollici almeno 50.000 like per Violetta, la prova di coraggio. Sei pronta? No! Prova di coraggio, Violetta ha detto che lo fa. Prego, prendila subito, prendila! Oddio. Non lo so, quanto devo prenderne? Attenzione! No, no, no. Dai! No, 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 no! Dai che è fastidio! Ho paura, no! Non fa niente, guarda! Che ci vuole? Ok. Brava, 100.000 like per Violetta. E adesso daremo fuoco a tutto. No, Violetta, riprendi. Io me ne vado. Ciao, se tu muori è stato bello conoscerti. Yotobi, proteggici te. Ragazzi, no, non lo rifate mai a casa. Non lo rifate mai a casa. Potrei bruciare la lampadaria. Sì, purtroppo questo video non è finito male, non posso fare il clickbait. Voi però non lo rifate. Ma tu volevi che finiva male? Sì, sai, i soldi. Potrei bruciare casa. Spero che questo video vi abbia divertito, vi sia piaciuto. È pericoloso. Non lo rifate a casa. Non lo rifate. 100.000 like, farò fare un'altra prova col fuoco a Violetta. La magia. Si gioca col fuoco. Brava! Iscrivetevi al canale, quindi se non l'avete ancora fatto, che col fuoco ci giocheremo noi. Facebook e Instagram, canale di Violetta, tutto quanto in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto, noi vi mandiamo un abbraccione, un salutone e ci diciamo, gente. Ciao. Ti sei spaventata? Sì, molto, soprattutto alla fine. Ho pensato che non finisse più. Ho pensato che finisse male.